un assegno di 5.000 euro per questa palestra, la palestra dei campioni. Maestro, da più di 60 anni lei allena i ragazzi di Torre Annunziata. È un piccolo riconoscimento che però significa molto, soprattutto per questa realtà. Sì, veramente è stata una sorpresa. Una sorpresa perché non c'era, perlomeno io non me l'aspettavo proprio di avere questo contributo. È arrivata al momento giusto perché se ne stanno cadendo le finestre e facciamo le finestre nuove. La sorpresa è stata di avere il ministro qui in mezzo a noi, anzi ha giocato con i bambini, ha brindato con noi. Speriamo che, non dico di poterlo scocciare, ma se qualche volta abbiamo bisogno possiamo chiamarla, sarebbe una cosa buona. Da un paese malandato esce qualcosa di buono. Speriamo che esce sempre qualcosa di buono. È stato un piacere accogliere il ministro Di Maio in palestra, è stato veramente una grande sorpresa. È anche un piacere ospitare queste ragazze ucraine, atlete ucraine che stanno fuggendo loro dalla loro guerra. Spero che veramente saranno contente della nostra accoglienza. Per quanto riguarda te, i tuoi prossimi obiettivi quali sono? I miei obiettivi prossimi sono i Giochi del Mediterraneo a giugno. E cerco di puntare sempre a quell'oro olimpico del 2024 a Parigi.